Ben ritrovati nello spazio di TV6 dedicato all'approfondimento. Oggi facciamo uno zoom in su un romanzo Sotto il diluvio, edito da Castelvecchi Editore, ma vi presento subito l'autore Giulio Natali. Benvenuto. Buonasera Katia, buonasera a tutti gli ascoltatori, salve. Senti, io non so se tu te ne sei accorto, probabilmente se ne sarà accorto Claudio Di Giacomo dalla regia, ma tra me e te in questo momento c'è una presenza, avverto una presenza. Siccome so che, insomma, un personaggio un po' dispettoso che io poi sono riuscita a rubare da questo romanzo, che poi, insomma, andremo a sviscerare con grande piacere, vorrei che presentassi tu Oreste De Ritis. Chi è Oreste De Oreste De Ritis, come giustamente dici, è onnipresente, è un po' il personaggio che apre e in certo senso chiude il romanzo, perché è questo politico navigato di lungo corso che, primo capitolo del romanzo, muore, quindi di fatto sembrerebbe aver terminato la sua E esistenza invece sulla no, Terra e è invece anche no, qui. continua e anche qui nascosto da qualche parte che ci osserva. Il vero protagonista di questo romanzo, per bocca e insomma i fatti narrati anche da questo ex senatore, poi diventato sindaco perenne, chiamiamolo in questo modo, no? Di questo partito di centro, come lo hai Esatto. ben definito tu. In realtà, però, il vero protagonista è il potere. Cos'è questo potere? Ma il potere è questa entità che è un po', potremmo definirla astratta da un lato, ma dall'altro Molto lato concreta. tremendamente concreta, perché finisce per orientare le vite un po' di tutti noi e quindi ovviamente dei personaggi e dei protagonisti del romanzo. C'è chi lo detiene, c'è chi lo subisce, c'è chi lo vezzeggia, c'è chi cerca di ottenerlo, quindi è un po' un confronto di tutti con questo, ripeto, entità astratta che però determina degli effetti tremendamente reali. Che non sopravviverebbe senza i vizi, possiamo dire? Potremmo senza dubbio dire così, il potere è un detonatore di quelli che sono un po' i vizi di ciascuno di noi, li mostra all'ennesima potenza, li svela e di fatto forse mette a nudo anche quelle che sono maschere che qualche volta indossiamo per farci sembrare più buoni. Mi è venuto in mente un vizio, a proposito di vizi appunto, un vizio capitale che è l'accidia, no? Di Sì. difficile definizione, ma che ben rappresenta un pochino l'atteggiamento di molti personaggi che ruotano intorno alla cittadina, diciamo, che muove un pochino tutti gli equilibri, no? Intorno a Colle Filippo. Ma volendo allargare un pochino la visione e quindi spostare l'asse dell'attenzione a quella che è una situazione politica, potremmo ritrovare sistemi analoghi, per esempio, nelle aziende? È una domanda interessante. Diciamo che in un certo tipo di aziende, Certo. dovunque esiste un concetto di gerarchia e quindi un'organizzazione piramidale dove alla cima c'è chi detiene magari un potere importante, possono svilupparsi i medesimi cliché, le medesime caratteristiche che riscontriamo tra le persone di Colle Filippo. È davvero legato un po' al clima e all'ambiente che si trova all'interno di un'organizzazione, quindi anche in certe aziende questo è riscontrabile. Hai un modo di scrivere che è un po' la denuncia ma senza giudizio, quindi descrivi questi personaggi in maniera caricaturale, azzardo anche di dirti da simpatica canaglia. Quanto ti ha aiutato questo nel tuo attuale lavoro? Tu ti occupi di risorse personali, scrivere, mettere a nudo quelli che sono i vizi e anche le virtù dei personaggi che incontri, delle persone che incontri nel caso del lavoro, ti ha aiutato? Ti ha facilitato? Ma devo dire che sono un po' una cosa poi alla fine porta all'altra. Ho tratto da un lato grande ispirazione, come penso un po' qualunque scrittore, dalle persone che si incontrano, dalle occasioni in cui ci si imbatte in persone diverse, quindi si reinterpretano quelli che sono degli elementi caratteriali di un soggetto per farlo diventare poi personaggio. Dall'altro lato, è chiaramente nell'esprimere, nel raccontare in un libro delle storie di personaggi inventati, di fatto si rielabora quella che è la realtà e quindi si dà anche qualche spiegazione, me stesso in particolare, magari qualche volta mi trovo a dare qualche risposta a dei dilemmi che non avevo risolto nella vita di tutti i giorni. Nella storia che racconti c'è la tendenza a far sembrare che l'innovazione ci piace, che abbiamo voglia di cambiare le cose, ma in realtà poi non cambia niente.
ho sentito un pochino l'eco di un romanzo del Gattopardo. Beh, sicuramente il Gattopardo è l'emblema, diciamo, di questa filosofia del voler dimostrare un cambiamento perché poi nulla cambi. Mi interessava riprendere questo concetto e reinterpretarlo in una società come quella contemporanea, nella quale c'è una continua critica da parte di qualcuno a chi detiene il potere, ma dall'altro lato è una critica molto blanda perché ci si aspetta in realtà che da questo potere arrivino dei favoritismi, arrivino dei privilegi, e questo quindi non fa altro che perpetuare il Un potere, un sistema. sistema che vive anche proprio per essere legittimato di questo riconoscimento della collettività. Quindi Esatto. è anche qui un circolo, in questo caso molto vizioso, che si autolegittima proprio tra i vari personaggi, i vari componenti di questo Chi circolo. detiene il potere allo stesso tempo è vittima del proprio potere, possiamo dirlo. Chiaramente l'analisi non è soltanto quella che riguarda una piccola comunità, una provincia, ma io ho avuto modo di leggere, di trovare personaggi che ho incontrato nel corso, diciamo, della mia vita, ma anche personaggi politici, che ovviamente per carità non possiamo assolutamente evidenziarne le caratteristiche fino al punto Certo. da fare i processi di identificazione, ci mancherebbe, però ci sono caratteristiche che ritroviamo in tante persone, in tanti personaggi. Certo. Ma vedi, mi fa piacere quello che dici perché curiosamente diversi lettori mi contattano sui social e mi dicono in questo personaggio, soprattutto in Oreste De Ritis, ho ritrovato questo politico, quest'altro politico, questo politico locale. Io in realtà non mi sono ispirato a una Politico in persona particolare, in carne ed certo. ossa, ho cercato Vissuto. di trasferire un vissuto ed evidentemente questo vissuto purtroppo è anche molto presente in giro per l'Italia. Detenere il potere, questi signori, questi personaggi come Oreste De Ritis fanno del potere la ragione di vita e quindi è poi Tutto funzionale a senza quello. svelare quello che dice la trama, non c'è nemmeno un tema di riconoscimento economico tangibile da No, mostrare, è no. proprio lo scettro del potere, il dimostrare che io posso manipolare le vite altrui a mio piacimento, che è quello che determina il piacere, principale, tale da diventare ragione di vita. Che donna sceglie Oreste De Ritis? Qual è la donna adatta e funzionale a quel sistema, a quel tipo di sistema? Magari cercando anche di mettere da parte quelli che possono essere possibili cliché. Chiaramente, Oreste ha bisogno di una donna perché chiaramente essendo un rappresentante di un partito di centro che ripercorre nella sua vita 50 anni di storia italiana, ha bisogno comunque di avere accanto un modello che possa rappresentare quella che è stata la famiglia tradizionale o la coppia tradizionale nel corso degli ultimi E anche questo è decenni. un comportamento, mi verrebbe da dire, specifico. Ecco, direi di sì. E la sceglie chiaramente nel suo paese, un po' come perfetta rappresentazione del vecchio adagio, Certo. moglie buona dei paesi tuoi, ma che sia in una condizione, diciamo, di subalternità. Un soggetto, si chiama Monica nel libro, che gli sta a fianco, o meglio, gli sta un passo indietro. Non nuoce a lui, ma rappresenta quell'elemento rassicurante che l'elettorato si aspetta da un membro del partito di E che centro. soprattutto deve tacere qualche fragilità. Assolutamente, non è previsto che questa persona Certo. possa avere una propria identità caratteriale. È chiaramente mi viene da dire quasi una sorta di corollario, una sorta di Un ninnolo, appendice. appendice che fa parte, diciamo così, del modo di essere del politico e quindi è funzionale alla rappresentazione che il personaggio fa di sé nei confronti della collettività. Noi sentiamo spesso parlare di carisma e Sì. attribuiamo chiaramente a questo il valore di una virtù, no? Che aiuta tanto nella vita di tutti i giorni, che aiuta nella vita lavorativa, ma il carisma ha sempre una valenza positiva? Dipende dall'uso che se ne fa. Il carisma, parola greca, è fondamentalmente un attributo di un individuo che riesce
con delle doti di autorevolezza a creare un seguito e quindi a determinare che altri pongano in essere determinate azioni. Certo. È ovvio che dipende l'uso che Che se ne se ne fa. fa? Svegliamo qualcosa del titolo perché è sotto il diluvio? Sotto il diluvio, è chiaro che qui c'è una rappresentazione, come abbiamo detto, di una situazione politica particolare e quindi di una collettività che è in attesa. E quindi sotto il diluvio riprende innanzitutto il diluvio più famoso della storia, Certo. diciamo, dell'umanità e della letteratura, se intendiamo la Bibbia come un'opera anche letteraria, e cioè la Genesi e quindi il passo in cui Noè si fa carico di caricare questi animali. In questo caso gli animali sono a due zampe, sono esseri umani e Animali aspettano bipedi, bipedi. animali bipedi, che anche nella scena, una delle principali, anche quella finale del libro, si trovano sotto il diluvio. Per cui è un diluvio che chiaramente da un lato è reale nel romanzo perché è subito fisicamente dai personaggi, ma Certo. è anche un diluvio abbastanza, diciamo, immaginario o comunque simbolico, perché riguarda un pochino questa forse necessità di catarsi profonda che abbiamo tutti noi esseri umani quando ci troviamo a relazionarci con il potere. Tu in particolare, che dal 2020 hai messo la quarta e hai cominciato a scrivere le storie di Giulio Natali, che hanno dato, diciamo, vita anche a una pagina su Sì. Facebook. Hai avuto riconoscimenti importanti, sei arrivato finalista al premio Calvino, di recente sei stato, come dire, etichettato come narratore di razza, Sì. diciamo che non è una cosa che si guadagnano un po' tutti. Dove vuoi arrivare? Ma in realtà è tutto nato veramente per caso perché probabilmente senza il Covid e quel periodo di forzata clausura domestica non avrei avuto quel pungolo per mettere su carta quelle che erano idee che da tempo magari gravitavano nella mia testa. Dove voglio arrivare è molto semplice, mi voglio continuare a divertire, cercare di raccontare storie per potenziali lettori, lasciando da un lato un intrattenimento possibilmente di qualità, dall'altro lato, se qualcuno vorrà farsene qualche domanda su quello che ha appena letto e quindi che cosa può rappresentare per lui e per il proprio vivere. Io ti vedo bene per, che ne so, creare delle storie su Netflix, anche perché è una scrittura molto visiva, dove l'azione, domina il campo, non c'è tanto spazio alla riflessione, perché la riflessione la fa il lettore. Ma tu ci hai mai pensato a Netflix? Non ci ho mai pensato, devo dire la verità, anche per Ci puoi mancanza di pensare adesso. tempo. Come sai, faccio un altro lavoro che mi impegna pesantemente. Mi piace scrivere storie e cerco di non ripetermi anche nello stile, quindi magari articolare scene veloci, dialoghi, botta e risposta è qualcosa che mi viene bene e magari sarà interessante un giorno se qualcuno deciderà di testarmi e presentare qualche idea anche in questo campo. Grazie per essere stato con noi, Grazie. ci hai, diciamo, detto un po' tutto quello che volevamo sapere su questo romanzo, ma ci ripromettiamo di rivederci sempre qua nello spazio di TV6 dedicato all'approfondimento per parlare magari anche di un nuovo premio, chissà. Grazie ancora, Vediamo, grazie grazie, ancora, grazie, grazie a te grazie. Cati, grazie a tutti, buonasera.